Stefano Terra. Sono Segre. Buongiorno, buongiorno. Massimo Silenzio e religioso. Come si dice? Siamo una pensione, no? Sì, siamo a pensione perché è una delle ultime partite del campionato a 5 e vediamo se... Noi speriamo di una vittoria, ma i Blockbacker gli danno sfavoriti a bestia. Sfavoriti, è tutta una questione di... I primi 5 minuti si secondo deve me subito, attenzione, secondo me vediamo Simone Zecchini, vediamo il numero 5, Simone Zecchini, che è in apprensione dopo tanto che non giocava, vediamo un po'. Secondo me Federico Verbano porta bene, una volta ce la facciamo. Dai. Secondo me le dico la banana porta bene, dai. Vediamo. Vedo che sono abbastanza. Come li vedi? Più concentrati. Vedo molto volta. Concentrati, presenti. Vuol dire che il nostro telefono ha fatto la sua figura. Un ottimo pressing. Vediamo che ogni uomo prende possesso dell'altro uomo. Concentrati e vedo ben piazzati. Poi sai, ci vuole anche un pochino di fortuna. Sperando che le dico le banana porti fortuna a questa gara, vediamo. Anche perché sta squadra, il Trident, è quarta a 47 punti, ho studiato tutto, ormai sto diventando un... Sì, è chiaro, te ora stai diventando una potenza nel settore giovanile, nel settore sportivo, e cosa che prima lo sport forse lo guardavi in televisione, ora sei il numero uno, sei la bocca dell'Elba, lo vedi. A livello internazionale. Diventerai bravo, ti manca una tua spalla, ti manca, che oggi non c'è, ma lo so io. Però vabbè, nel frattempo l'Acciaiolo calcio con l'Atletico di Bologna in terza categoria, sono 1-0 per l'Acciaiolo, vedi? Bene, vediamo anche delle notizie online. Vedi Zecchini, lo vedo in forma. Zecchini in forma. Come mai? Che aveva Zecchini che era fuori? Problemi al ginocchio. Quindi fisici. Fisici, sì. Come funzionano i cambi qui? I cambi funzionano che quando uno vuole uscire si avvicina verso la metà campo. Ma dico, c'è un limite? No, uno può cambiare. Non è come in Serie A che c'hai 3 cambi. No, qui uno può cambiare anche uno ogni 3 minuti, ogni 2 minuti, ogni minuto, non c'è problemi. Qui poi esce uno e entra un altro, senza problemi. Vediamo che noi siamo con Floris, che è stato presidente della Soul Sport. Per quanti anni? 4 anni. 4 anni. E che risultati facevi quando eri presidente? Ma si passò dalla... Cioè, quest'anno è drammatico. Siamo passati dalla C2 a inferiori, ora è 4 anni che siamo in C2 e beh, diciamo... La mente e il braccio è sempre stato Pugi, Alessandro Pugi. Sì, l'organizzatore e diciamo il fattotum su tutta la Soul Sport. È lui il braccio e la mente. Non lo pigli il cellulare intero nel frattempo.
mamma mia. Aspetta che cercavo un filo che non trovo. Un filo? Un filo, ma dice matasse e matasse. Questo qui con l'affare nero, guarda, vedi questo qui? Questo? Sì, sì, guarda che tramaglio di fine è proprio. Devo chiamare Giuliano? Capace. Il Cavese, deve sentirsi mi sciocco. Attento, attento, attento. Questo? A tempi d'oro si diceva chiave a Capace, grande, grande compianto portiere del Porto Azzurro. Attento perché potremmo anche piare delle pallonate, guarda. Però comunque, ora siamo a 6 minuti, quanto dura il tempo? Mezz'ora. Mezz'ora a tempo? Sì. 6 minuti ci stavamo andando bene, dai. Vediamo se sto telefono ha fatto il suo effetto. Vedi la qualità di Zecchini, diciamo uno dei pilastri della squadra che sta dando indicazioni. Vedi. Non vediamo però azioni da parte del... Non vediamo azioni da parte del... Come mai? Un attimino in difesa, però... Però? Per ora sta... Aveva battuto, che dica voi? Ha battuto, ha ragione. Ti metti anche affrontato? Sì, rischiano. Cioè, non ha capito. Quando hanno ragione, hanno ragione, ma in questa cosa ha battuto e Calato si è avvicinato. Scusa, io volevo due soldi di resto. Bello Floris che vive la partita anche dagli spalti. C'è anche abbastanza pubblico, No, grande pubblico, grande pubblico. Proseguiamo l'azione, il 5, chi è il 5? Ti ricordi qualche nome? No. Sei un po' rincoglionito. No, il 5 non me lo ricordo, poi c'è un paio di personaggi nuovi e in panchina abbiamo Lorenzo. Sì, sì, vedevamo anche Solforetti in panchina. Solforetti in panchina. Che mi dicono funge anche da allenatore Solforetti. Sì, giusto? Fa da allenatore, è un dirigente importante. Fa tutto anche lui. Sì. Il fantastico mondo del calcio al 5, no? Bisogna schiaffare il muso. Eppure. Ma si peste ogni tanto, sì. Capita. E siamo fortunati, li vediamo con la braccia. L'altra volta, l'ultima volta che sono venuto io, uno è stato espulso da noi perché ha dato un ciaffone. Ufficialmente seguendo il nostro cronometro, noi siamo a 9 minuti e 40. 9 minuti! Siamo sempre fermi sullo 0-0. Sullo 0-0, che e questo è positivo. È positivo perché positivo, l'altra volta hanno perso 20-0. 20-0, sì. E quindi di conseguenza. In poche parole vuol dire prendere. Un gol ogni 10-5 minuti. No, di più.
sì. 60. Mi si è proprio fatto il ganzo, quindi ho detto speriamo che portiamo fortuna. Se portiamo merda ci portano per bocca per tutta la vita. No, vediamo, vediamo. Le vedo concentrati, le vedo bene. Anche perché ora stavo, voglio dire, l'edicola urbana li sta seguendo da 2 settimane. Gli articoli, notizie, curiosità. Poi siamo venuti anche qui a fare direttamente il video in diretta della partita. Ma non riusciamo, secondo la mia ignoranza, a superare la linea di metà campo. Vedi, l'evoluzione di Cecchini. Vedi che l'edicola urbana dà più frutti. Sì. Hai visto un passaggio di Cecchini? Ho visto l'evoluzione prima, ha fatto dei alla Messi proprio. Il fisico è un po' alla Messi. Eravamo vicini, sciabolata morbida, ci vuole un pochino più di forza. Ora se continueremo a seguire questa cosa impareremo anche di nuovo, si spera. Anzi, se qualcuno volesse venire a darci la mano a fare una telecronaca, noi ci si mette d'accordo, ci famo una rostita di pollo da Marsilio, certamente, un fiasco di vino e poi veniamo a fare la telecronaca. Anche perché io spero che il prossimo anno ci sia ancora la... Speriamo, stiamo valutando, non si sa. Stiamo perché vuoi rientrare? No, stiamo valutando nel senso, facendo parte sempre di... Adesso sempre dentro? Sì, come dirigente, però chi decide è sempre Pugi, Rocco, che è presidente. E come mai zero punti quest'anno? Possibile nemmeno una partita vinta? No, abbiamo avuto tanti cambi, tante persone, tanti cambiamenti a livello di squadra e poi c'è tante squadre che investano sia negli allenatori, nei giocatori che noi non abbiamo. Siamo sempre alla ricerca di sponsor anche per poter sostenere le spese. Facciamo anche un appello, se qualcuno fosse, oddio, ora con i risultati che fanno ci vuole uno, capito? Uno dei nostri, uno coraggioso. Capito? Non è facile. Ma noi ci crediamo. Sempre, in tutte le cose che facciamo. Il 13 sappiamo come si chiama? Il no. 13. No, io no, non mi ricordo. Il 10 penso una pallonata. 10 nostro? No, il 10 di loro. Ah, mi sta parlando del culo e dagli spalti dicono blu. Se chi è tanta roba? Sì. Non ce lo facevo assolutamente. Chi è? Questo è blu. L'ha dato una spinta, l'ha dato. Ah, forza Daud, David Daud, chi è Daud? Potrebbe essere Monni, scrivici a modo un nome che almeno capiamo. Perché noi stiamo brancolando veramente nel buio qui. Poi devi calcolare che non ci capiamo un cazzo fra tutti. Io sono venuto perché l'avevo promesso a Solforete, ho detto venga a vedere se effettivamente questa edicola urbana vuole fare il miracolo, però già il fatto che dopo 10 minuti abbondanti, 12
Un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Ecco, allora il numero 13 è David Ridi. Ridi, è vero, è Ridi. Oh, grande, grande Monni. Monni, seguici e dacci le dritte. Ridi è un super molleggiato, è uno che ci piange, ci mette anime. Ma si vede che. Anima e corpo. Un saluto al nostro amico Riccardo Cacelli da Londra. Attenzione. Ah no, niente, no, sbagliato. Allora, Ridi si sta incazzando. Sì, perché Ridi, ora sappiamo che lui è Ridi. Gli hanno dato il fallo. È giusto. E a questo punto però, Alessandro, a questo punto io... C'è altre partite in casa, mi sembra, vero? Un'altra c'è. Organizziamoci, sì. Famo da nomi direttamente. Sì, la prossima volta si farà. Come, la facciamo per Bruno. Si farà come Sandro Sciotti e avremo la lista completa. La formazione. Marzeppo David è seguitissimo, anche Jaroslav Škupovrar par. Comunque la gente, vede, la gente segue e partecipa alla partita. Time out per la time squadra out. Ospite. Ah, c'è i time out, c'è? Sì, c'è due time out, un time out per te. Ah, lo possono richiedere? Sì. E staronzano? Sì. Vedi, c'è Zecchini che sta... Aspetta che vado c'è Zecchini, vado a zoomare. Zecchini e Sofferetti stanno dando le direttive. Questo nel frattempo inquadrato è il numero 13 su Sport, il numero 13 ormai Ridi. Per noi un idolo. Sì. Solforetti lo vediamo nelle immagini dispensare consigli a destra e a manca. Vedo l'arbitro che ha alzato il braccio, quindi mi sa che siamo a tiro. Quanto durano i time out? Un minuto? Un minuto e mezzo. Un minuto. E quindi si riparte. Si riparte sempre con uno 0-0. Sì. Abbiamo anche falli, 4 falli per i locali, a 1 per gli ospiti. Bene. Allora, se qualcuno che è in linea, mettete il deluxe, cos'è? Vi parlate come mangiate perché io non ci capisco niente. Se mi dite i nomi, i numeri, nome e nome, no, i numeri li vedo, i nomi dei numeri. Ormai il 13 Ridi lo sappiamo. È un po' da memoria. Il 10 Zecchini. Zecchini lo vedo affaticato però, io. Ha dato tanto, ha speso tanto. Sai, è quello più anziano, del gioco. È più anziano Zecchini? Che è successo? Noi non ci inabbiano gli ospiti, ma siamo palesemente per il suo sport. Perché, uno perché... Guarda Ridi come spiritato. Ecco. È araganato Ridi. E vorrei... Ah, brutta cosa. Andiamo ad aggiornare la classifica anche sul sito. Ma è stato un rimpallo. Peccato. Grande Ridi. Sappiamo il nome del portiere? No, No. Allora sono rimasti 10 Zecchini e 13 Ridi. Stanza.
arrivi proprio la sera. Vuoi dire anche risparmiarlo il quinto fallo, arbitro? E dopo... Una tragedia. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Questo Simone. Chi è? Fratesi. Quale? Il capo libero. Questo qui alto, 5, eh? No, il numero. Il numero 4. Penso sia Simone, sì, Simone. Siamo sul 2-0 per il Tridente, caro il mio Floris. Dopo il quinto fallo c'è il tiro libero. Ah. Tanto lo sbaglia. Le previsioni di Floris. Che anno è stata affondata la nana? Lo sai? Non lo so, non lo so, perché io sono subentrato dopo, perché i fondatori era che ci sono sempre, Massimiliano, maestro di tennis, Bianchi, e poi c'era Turoni, Zecchini, Pugi, e c'erano i più grandi secondo me dell'Elba 97, e dove poi vennero via e formarono la Solo Sport. Ecco, perché io parlando mi sbagliavo e li chiamavo erroneamente Elba 97, perché ufficialmente erano l'Elba prima 97. Loro facevano parte dell'Elba 97, dove con Pugi capitano hanno vinto tutto,
poi non so chi ebbe una discussione con qualcheduno dell'Elba 97 e allora vennero via e formarono la Soul Sport. Poi chiaramente e Zecchini, Pugi, cosa, a mano che crescano, no, c'è stata poca voglia da parte della gente di mettersi in un campionato, di venire e di sacrificarsi per... C'è comunque un sacrificio perché... È un sacrificio perché c'è le trasferte. Ancora? Fino a che finisce il tempo. No, dico ancora al tiro libero. Certo, come fai fallo il tiro libero? Un rigore, insomma. Un rigore. È entrato? De. Mettete lo ste. E cos'è lo ste? Allora, io ti saluterei anche a Davide, ma non mi sembra a questo momento in grado di prendersi i saluti, perché lo vediamo tirato. Siamo sul 4-0, purtroppo. È entrato Lorenzo. È entrato Lorenzo. Il 18 di loro mi sembra un bel mestolone. Dicono per piacere fate giocare lo stinco. Io non ho idea di chi sia lo stinco. I nostri hanno dato tanto ieri sera, bene. Arbitro! Stinco è in panchina. Ma lo vedi che è pedito, eh! Stile Robben. Arbitro! Ma lo vedi che è mestolone! Allora, Stinco è in panchina, rasato stile Robben. Quindi è lui. Lo vediamo. Sì. Oh, parata. Regano con l'astinto. Grande Luca Del Bono, buongiorno. La in diretta dal palazzetto dello sport Luigi Russo. Stiamo assistendo a Isola d'Elba su Sport Trident, dove purtroppo i locali stanno perdendo per 4-0. Stinco dietro delle folle. Alla telecronaca Stix e il buon Alessandro Floris. Stiamo guardando l'arbitro che è un coglione che si sta perché si può dire coglione che se la sta prendendo con Zecchini, che veramente non sta facendo nulla, anzi sta subendo. Anzi, chi è quello che si lo vede? Sta subendo e l'arbitro continua a andare a invitare Zecchini a dire basta, ma che basta? Ciao. Il risultato purtroppo è di 4-0, come vedi dal tabellone in alto. Perché dovrebbero... non c'è più il famoso Collina come arbitro di una volta. Ora... come danno il potere col fischietto a qualcheduno. Nel frattempo sentiamo Floris che cerca di nervosire l'arbitro, ma purtroppo nel frattempo assistiamo al quinto gol. Questa cosa ci dispiace perché eravamo partiti a portar bene la sua sport, ma mi sa che qui a questo punto poco possiamo anche noi. Ah!
quello però permettimi, fra Alessandro, di dirti, quello che però mi sembra manchi in questa squadra sia comunque un attaccante di peso, cioè un finalizzatore. No, come quando vai a scuola. Il ragazzo potrebbe fare, ma non fa. Potrebbe, ma no, non si applica. Non è facile. Non è facile. La famosa frase: arbitro, ricordati che devi prendere la nave. Sì. Diciamo che sono portati l'arbitro. No. Manca lo stinco. Niente. Comunque se gioca il 18 l'anno prossimo potrei entrare in campo anch'io, eh. Cioè. Sto annotando. Te guarda il 18. Allora ci stanno dicendo, abbiamo Stinco, ovvero il toro del Brunello, e lo teniamo in panca. Allora io, se dopo riusciamo a avvicinare Solforetti, lo cazziamo. Perché non fa entrare Stinco. Floris, come facciamo a fargli sapere che la folla vuole Stinco? Ora si porta. Si va a prendere negli spogliatoi. Non possiamo entrare, ma possiamo entrare. Io essendo dirigente posso entrare. Perché so che c'è le multe se vai di là. Certo. Io non sapevo, l'altra volta mi hanno fatto un calzatone a me. Sì. Non sapevo questa cosa io. Chissà se Solforetti sentisse il nostro messaggio che gli arriva lì. Mi mette a Stinco, attenzione perché c'è. Cos'è questa? Una punizione? Una punizione di prima. Di prima così. E ora. Però il 18 è. Posso già svelare che secondo me Zecchini tira a destra. Zecchini si sfila. No, invece no, Zecchini era uno schema già predisposto. Cos'è successo? Pensavo tirasse. Allora, praticamente Stinco è il CR7 del Brunello. Io il Brunello lo conosco bene perché andavo da Fiorellona al Brunello. Andavo dal mitico Fiorellona a fare prove al Brunello. Bello schema, sì. Veramente uno schema invidiabile da parte del mister Solforetti. Schema provato e riprovato, certamente. Vai Lorenzo! Lollo, nel frattempo. Lollo! Cosa si è mangiato? Bravo! Cosa si è mangiato, Lollo? Fine primo tempo. E quindi torna. Allora. Noi ci fermiamo, ma andiamo tutti a bere un tè caldo e ci collegheremo dopo per il secondo tempo di Isola del Bassù Sport Trident. Mi raccomando, mi avete svoltato il pomeriggio. No ragazzi, restate lì perché ora stacco e mi ricollego, devo attaccare la batteria. In cui vediamo le due squadre entrare in campo. Alla nostra sinistra l'Isola d'Elba sul Sport del mister Solforetti, alla nostra destra il Trident, il mister Vassapè. Siamo sul 5-0 per l'ospiti. Nel frattempo è entrato Stinco. Dovrebbe essere numero 8 Stinco. Lo vediamo attento e pronto e preparato a questa nuova sfida. Questo secondo tempo, ecco il fischio di. Eccoci, purtroppo la postazione era quella che era. Siamo tornati in postazione iniziale, dicevamo, ci siamo persi un'azione di Stinco non indifferente. Ci dicono il CR7 del Brunello. Ricordiamo che alla telecronaca della partita c'è Stix e Alessandro Floris, ex presidente del Sul Sport. Quando c'era presidente Floris, i treni arrivavano puntuali.
Oh, ecco che stai diventando tutti. Benissimo, la Stincoce. Stincoce. Nella formazione quindi c'è solo lui che è nuovo, perché poi gli altri mi sembrano tutti. Sì. Quindi solo Stinco che segue concentrato la partita. Marcato al numero 20. Ma anche il pubblico sugli spalti incita Stico Beniamino della Sul Sport. Ricordiamo che purtroppo la squadra di casa è a 0 punti in classifica, con 33 gol segnati, 177 subiti. Non è un tabellino, diciamo, da ricordare, ecco. Un'annata sicuramente tragica. Non tutti i Brunelli vengono per nuocere, sì. Attenzione, perché vedi, è bastato mettere Stinco e l'assetto della squadra è cambiato. È cambiato, vedi. Anch'io, Ronchetti, ti voglio bene. Nel tempo la palla era arrivata a San Cerbone. Lollo, grande Lollo, peccato. Hai visto il tiro di Stinco? Stinco, Beniamino delle Folle, io. Mi dite il nome vero di Stinco, per piacere. E perché? Stefano. E cognome ce l'ha. De Luca. Stefano De Luca. No. Ha detto di no. No. Niente. So che ci sei. Grande fiammata di Lollo che da metà campo tira una fiondata. Ha preso. No, siamo a Porto Azzurro, Monchetti. Siamo al palazzetto dello Sport Luigi Russo. Palazzetto dedicato a un grande. Brutto! Caro Floris, quello che ti hai tanto preso per culo ci ha stioccato il sesto gol, il pennellone. Quello sì, che potevi giocare anche te seri. E no. Nel frattempo, caro Floris, ci ha segnato il 6-0. Sì, ma. Con l'essi in mano c'è da nessuna parte. È una tragedia. Nel frattempo. Niente, cartellino giallo. Ridi stava sbroccando. Sì, perché lui nel frattempo sempre. L'Acciaiolo vince per 4-0 sull'Atletico Livorno in terza categoria. Attenzione, che è un anticipo della terza categoria. In prima categoria non gioca, sembra, nessuno. Quindi si è attrezzato, che soddisfazione, eh? Seconda categoria. Mancava solo la Sul Sport, che purtroppo.
o nemmeno Sky, bravo Tommaso Ferrini, diamo un servizio migliore di Sky e è a gratis. Canestro da tre vale, sì, canestro da tre vale, almeno recuperiamo in fretta. Luca Del Bono oggi è strepitosamente in forma con questi commenti. Nel frattempo, senti un po' se Luca, parlando con Floris, capivamo che quest'arbitro non c'è. Ridi stava arrivando quasi in Piazza dei Santi. Ma Luca è malato, pallone, che segue noi con una frequenza altissima. Altissima, ma poi risponde, interagisce. Ragazzi, tutti i fine settimana potete seguire le geste eroiche dei nostri atleti sul sito www.edicolaelbanashow.it. Allora, eccolo! No, guarda, ti stavo dicendo, comunque almeno un gol fatelo. Ricordiamo che purtroppo il Sport viene da una trasferta che la vede perdente di 20 reti a 0. Quindi, ecco, te pensa, caro Matteo, te dici per noi che ci guarda, pensa, per noi siamo di qui e rischiamo anche delle palmate nella bocca e non abbiamo ancora visto esultare. Nel frattempo il nostro amico Del Bono incita ragazzi con un cazzo duro bimbi e il proverbio ci dice che cazzo duro è un buon consiglio, ricordatelo Floris. Quest'arbitro ragazzi non ci piace. Allora dunque, il 9 non si muove, il 9 di loro non si muove. Chi è il 9 di loro? Lo vediamo? Ma c'è Stinco, sì, Stinco c'è. Non, non è il 9 ma è il 19. È il 19. Quello con la barba. Quello con la barba che sembra un po' io più giovane. Stinco è il numero 8, sì, qui davanti Stinco che lo vedete, va a parlare con l'arbitro. Allora il punteggio Ronchetti, siamo 6-0 per il Trident. Nel frattempo i nostri cercano di uscire dall'area di rigore, ma purtroppo, ripetiamo, manca un finalizzatore, Floris. Sì, manca, diciamo, il classico dirigente, quello che la butta dentro, Floris, manca. Sì, è entrato Stico nel secondo tempo e sinceramente abbiamo visto all'inizio una squadra diversa, una squadra più offensiva. Nel frattempo il numero 5 di loro prova ma non va. Vediamo in panchina il mister Solforetti. Stinco spacca qualche tibia. Anzi, non usciamo dalla nostra area di rigore però. È stato cambiato. È uscito Stinco. Diciamo. Sì. E cazzo, è da ora. Perché è uscito Stinco? Non lo so, non lo so. Si è fatto male. Forse sta... problemi muscolari per Stinco. No, respira, respira. Che respira, siamo d'accordo, ma. No, nel senso, forse. Ha un altro cambio, esce il numero 20 per il Trident e entra il numero. Sta prendendo 17. Cos'è? No, 10. Allora, è un complotto, ci dice Luca Del Bono. Potrebbe essere un complotto, Floris. È l'arbitro. O veramente ci abbiamo un cazzo noi. E a prescindere che noi non ci capiamo un cazzo, però eravamo quasi a canestro, di Ridi. Uno. Cosa vuol dire quando date uno? Perché l'arbitro c'ha, cioè nel senso il portiere può tenerla al massimo, dopo tre gli danno punizione o il cambio. Ecco, ci stanno dicendo che non vogliono rinnovare il contratto a Stinco. Non vogliono rinnovare. Floris. Io a livello giocatori non so niente. A livello calcio mercato non sei niente. No.
Ma è vero che si paventa per il prossimo anno dei grossi cambi alla Soul Sport? C'è voci, c'è voci. Allora dunque, giustamente ci dice Matteo Meloni di fare un appello all'arbitro, se no possiamo giocare in 10. Si perde lo stesso. Si perde, secondo Flores, anche in 10 secondo. Allora, stinco dalle voci di mercato, si abbasserebbe anche lo stipendio, Flores. Ripeto, non conosco, sono gli ultimi giocatori presi che non, sinceramente non conosco. Stinco prossimo al calcio a 11. Stinca all'audace, lo vedrei bene io sinceramente, eh? Ah, questa è stata una cappellata, lo possiamo dire? È stata una cappellata, dai. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo, purtroppo. Purtroppo l'edicola urbana è l'arbitro che fa il non è stata una grande talenta che fa intervento. Sì, che fa nervosire, no? Flores dà la colpa all'arbitro, ma secondo me e secondo quello che vediamo, secondo me, caro Flores, permettimi di dissentire da quello che stai dicendo. Nel frattempo vedo entrare il presidente dell'Unione Sportiva Porto Azzurro. Arbitro, la fa finita! Ai, cartellino giallo per Ridi. Mamma cara! Rosso addirittura. Addirittura rosso. Rosso per lui. Palla finita! Rosso per sei un buffone! Nel frattempo Flores in forma meravigliosa. Mamma cara, buffone! Meraviglioso Flores a fianco a noi, il cronista più pagato di tutta l'edicola albana. Ti do anche l'altro cartellino per segnarlo. Te ne basta cartellini per segnarlo. Eccolo qui. Ti vado a prendere il blocco notes per segnarlo. Vado avanti. Si fa male sì in Italia. Dimittenti. Ma cazzate che stiamo a seguire. Allora, dicevamo. Scusate. Guarda l'orologio, guarda. Perdi la nave se notte. Mi piscio. Dicevo, abbiamo finito il discorso. Cazzo. Allora. Tira! Ragazzi. Rango. Allora, dicevamo. Domani purtroppo sono a Firenze io, ma è l'ultima partita dell'Unione Sportiva Porto Azzurro in casa. Oh, dal prossimo anno diciamo che qualche partita, le dico l'Albana a questo punto, con la collaborazione, con la coppia Flores Restix andrà a sì, commentare. Mi dispiace, vedi che i ragazzi nostri perdono in questa maniera con un arbitro che secondo me non capisce anche il nervosismo che uno può avere la situazione della siamo classifica. Ultimi e quello e quell'altro abbi pietà cazzo ma no perché uno può darlo o non darlo a prescindere che ci possa essere bravo però Flore, uno può anche vedere un attimino con un altro occhio questo
cioè, la palla era il coso e fischia, è chiaro che poi uno nervosisce, capito? Ai ai ai. Dunque, io sto con Floris, dice Del Bono. Abbiamo anche gente che invitiamo Del Bono alla prossima partita a essere Del presente. Del Bono viene a telecronizzare con noi. A essere presente con noi, ci farebbe piacere, ecco. Anzi, se qualcuno di voi, Del Bono compreso, volesse scrivere un articolo di quello che ha visto su questa partita, scrivi pure a redazione @ElBanaShow.it. Oh. Vado a Firenze a vedere la mia Fiorentina, caro Nonchetti. Ah, è entrato nel frattempo Solforetti, che insomma dice la sua. Stix, Floris e Bandanara e andiamo a comandare. Attenzione, che è successo? Ai ai ai. Rigori! Sta avendo pietà l'arbitro ultimamente. Quindi tira chi? Tira Solforetti, Solforetti. Tira Solforetti. Dai. Guarda, ecco, che ci guarda, ha detto, salutato. Ci guarda e ha detto, vai tranquillo, è tutto sotto la mia cappella. Una barriera. Sì. Venga anch'io in barriera. Posso andare? Eccolo! Ecco! Segnano! Io lo annullerei, perché secondo me si poteva stare anche l'anno. Io facevo ripetere. Nel tempo 7-1 per grazia ricevuta. Poi se l'annullava. Erano anni che non piangevo così. Se l'annullava, ciaffata, schiaffi a calci nel groppone. Sono onorato di mettere questo segno 1 sul tabellino. 7-1, marcatore, lo scriverò dopo. Il mio amico Solforetti. Addio, che è successo? No, penso che sia stato il 9 a Calcialba. Il gol della bandiera vale doppio, certamente sì, però qui per riprendere il punteggio ci vorrebbero più bandiere di quelle che ci sono piazza. Ai 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 ai, nemmeno il tempo di godere del gol del nostro amico Solforetti, che purtroppo il tridente segna l'ottavo gol della partita. Una tragedia annunciata. Il nostro non l'ha segnato, quelli dell'altro le segnano. Indubbiamente all'arbitro gli stiamo sui coglioni. Oh, eccoci qui. Mi sa che lui in vacanza all'Elba non è mai venuto. No, ci viene. Ha detto, mi fa cacca, preferisce Gorgona, lo ha detto. Due! L'arbitro che sicuramente ora mi chiederà come mi chiamo per rivedere tutte le azioni della partita. Cioè, così vede le cappellate che ha fatto. No! Non ci credo! Solforetti all'attacco! Ai. Peccato! Possiamo azzardare, non ci siamo fatti mangiare il pipo dalle mosche? Oi. Quant'era che nervo così, grazie Floris. Ormai direi che è consolidata la coppia di commentatori sportivi Alessandro Floris e Stix alla regia e alla telecronaca di una partita che vede a Luigi Russo di Porta Azzurro. Perché poi ti viene il nervosismo, perché sono ragazzi che ci mettono anima e corpo. Sono bravi ragazzi, coso. È tutto... Ciao Del Bono! Ciao. È tutto l'anno che. Del Bono va via. Va via? Ha detto con grande rammarico abbandono la diretta. Grazie Floris, grazie Stix,
Grazie Breakers. Vi lovo, anche noi del Bono ti loviamo. Ti loviamo. E ti invitiamo a venire con noi a commentare la prossima partita. La prossima partita, con i nostri potenti mezzi tecnologici, andiamo a vedere contro chi si gioca. Allora, la prossima partita, che sarebbe la 26esima giornata, ci vedrà in trasferta a Limite e Capraia. Boia. Ci sei? Limite e Capraia, che è seconda in classifica con 52 punti. Allora, nel frattempo è entrato l'Acciaiolo, Atletico Livorno 4-1, quindi vale per la terza categoria, ragazzi. È rientrato Stinco. Anche noi vedremo bene Federico. Ammonisce anche me! Nel frattempo Floris in maniera strepitosa. Dunque dicevamo, prossima partita contro il Limite e Capraia, che è a 52 punti con 106 gol fatti e 80 subiti, in seconda posizione. Quindi ecco, diciamo che non la vediamo benissimissimissimissimo. Io sentirei subito la... risparmierei andando anche perché, attenzione, questa qui è la prossima, è l'ultima. È l'ultima? È l'ultima giornata che vedre il calcio a 5, girone A, serie C2. È l'ultima giornata la prossima. Quindi peccato, non possiamo commentare. Commentiamo solo questa, che è l'ultima ufficialmente. Ma visto comunque il pubblico che ci ha... È là fuori! Pronto? Sono al tendone, al bocchetto. Arbitro! Che ti serve? Va bene. Ok, ti chiamo domattina allora. Ah, ma domattina parto io, domattina parto. Faccio un salto, ma te sei lì dopo, fra una mezz'oretta. E la passo dopo, va, vengo su. Ciao. Scusate, una telefonata seria e... importante. È importante. Nel frattempo il risultato non cambia. Vai Sting, vai Sting. Ah, bravo Fra. Dicevamo, purtroppo due, o per fortuna, abbiamo iniziato tardi questa opera di seguire il calcio a 5, che però se il prossimo anno la squadra si ripropone, io penso di sì, Floris, penso di sì, noi garantiremo più dirette, nella speranza che non sia un anno drammatico come questo, Floris. Speriamo di no. Lollo comunque, eh? Lollo anima e cuore. Ci dava l'illusione del gol, invece palesemente fuori. Lollo torna in difesa, Stinco, niente, Stinco è appezzato, non ce la fa più, ha dei problemi muscolari secondo me, si tocca prepotentemente le cosce più di una volta, non vediamo lo Stinco brillante di sempre. Sarà perché forse è l'ultima partita che fa con noi, perché poi...
voci di mercato. Lo vogliono all'audace, capito? Però noi facciamo un saluto a Stefano che sei in diretta. C'è, metto Solforetti dietro che vedi. Parla con l'arbitro, vedi? T'ha detto distanza, duro! Nel frattempo. Fatti rispettare, arbitro! Nel frattempo. No, Dio, buono. Nel frattempo Floris invita all'arbitro a una maggiore. Cazzo, 9-1 ragazzi, guarda, te lo giuro. Speravo in un epilogo diverso della giornata, invece. Purtroppo. La 25esima giornata per ora vede il tridente a 9. Lollo, un tunnel mostruoso. Tacco. Tirato, va, torna indietro. Allora, dal nostro cronometro che a occhio e croce è vicino a quello dell'arbitro, a quello ufficiale, perché ho iniziato la diretta quasi in contemporanea all'inizio della partita, siamo a 28 minuti, quindi a regola 2 minuti ci separano dalla fine di questa partita, che vede purtroppo perdere anche questa, però almeno diciamo in maniera un pochino più dignitosa del 20-0 l'altra volta. E mentre parlo mi dovrei star zitto, segnano il 10-1. Non resta altro che aspettare il... Con tutte le volte che ha preso il taccuino in mano dovrebbero fare 5 minuti di recupero. Siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati, siamo al 29esimo, l'arbitro sta guardando il cronometro, quindi io non ho il cronometro ufficiale, quindi può essere che il mio sia un minuto avanti, un minuto indietro, non lo so, a occhio e croce siamo vicini, diciamo, roba di poco, quindi purtroppo sta finendo questa partita dal sapore drammatico. Aspetta, vai a prendere il pallone, poverino, perché se no... Dove va? Per e qui dietro. Ma è finita Floris, anche se lo va a prendere. Che tiro la pallona all'arbitro. Quanto me lo dai? A quanto te lo do? A 0. Fallo e basta. Lo faccio? Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro a questo punto, che sancisce la vittoria degli ospiti del Trident in casa del Soul Sport. Nel tempo dal pubblico voci peggio di Floris, infatti Floris ha detto questo mi rubano il lavoro. Il vestito da becchino, andala. Effettivamente sì. Ronchetti, siamo d'accordo con te, proponi una raccolta firme, vai. Grande azione del Tridente, ma la nostra difesa con Lollo. Lollo presente in tutti i punti del campo,
di... porta la bocca. Floris tirerà la pallonata all'arbitro in questo momento. Vediamo. No, se non era, se non era, l'avrebbe preso e avrebbe vinto una scommessa che vede purtroppo 10-1 risultato, una tragedia annunciata. Mi dispiace per i giocatori nostri. Al prossimo anno. Al prossimo anno. C'è qualcuno che... Niente, sono tutti gli spogliatori. Grazie a tutti. Dallo stadio Luigi Russo è tutto. Da Alessandro e Stix, a voi la linea. A voi la linea.